Amici di Braciami Ancora, se nel vostro ristorante o nella vostra macelleria avete una bistecca grassa, chiamatemi perché io prendo il primo treno, il primo aereo e arrivo per raccontarla al mondo e pure assaggiarla. Dunque, amici di Braciami Ancora, sono al Beef Bazaar a Roma, ristorante dove mi trovo spesso, anche perché sta vicino a casa mia. Oggi assaggiamo una bistecca pazzesca, al grido di non è grasso, è sapore, ma non sono solo, ecco me Paola. Ciao Paola. Ciao. Senti un po'. Paola, grande amica di Braciami Ancora, grande chef specializzata in carne, grande grigliatrice, grande grill chef. Quanti anni hai lavorato di fronte a una griglia? Una decina. 10 anni. La griglia Brace. Brace. Massimo dei coperti che hai fatto in una 110. Botta? 110 coperti, così sì, pochi? Così pochi, tu manco tre ne resisti di coperti. A quattro arrivo. Ragazzi, siamo qui per questa, la vedete? Vi voglio far vedere, ragazzi, da vicino una meraviglia che arriva dal Portogallo. La prendiamo e la tiriamo fuori, ragazzi, che ve la voglio far vedere da vicino. Per farvi intendere, questa è una tomahawk di Wagyu Australia. Guarda qua il grasso bianco. Questa è questa razza portoghese che si chiama Marinoa. Io devo dire la verità, non l'avevo mai sentita. Anche io. Non l'avevo mai sentita. È una rarità che viene dal Portogallo. È molto difficile riuscire a selezionare, a trovare, a far portare qui questa carne perché tendenzialmente è buona e rimane là. Certo. Ok, bravi gli amici di Beef Bazaar che riescono a far arrivare queste referenze. Ragazzi, quando è arrivata? 7 giorni fa era un lombo di 60 kg. Purtroppo noi siamo arrivati tardi e anzi siamo fortunati. Meno male che almeno ci mangiamo una bistecca. Però Paola, è partito tutto. Ti volevo chiedere, intanto guarda le mie mani, no, guarda i guanti. Questo è grasso, che è proprio la caratteristica è questa, che anche se questa è ghiacciata tendenzialmente tende sempre a sudare. Bella, guarda qua. È una caratteristica di questi grassi così. Senti, che ti viene in mente guardando sta meraviglia? Che qua il grasso si magna. Cioè quelli che scartano sto grasso sono proprio da ergastolo, io direi. Tu che scarti il grasso, ti vedo, tu. Ti meriti l'ergastolo con condanna, no, dai, firmata da Paola. Cioè questa bistecca si prende per il grasso, se no non ha senso, si mangia di un'altra cosa. Perché, no? Praticamente ragazzi, allora spostiamo il Wagyu, povero Wagyu. Cioè questo, cioè, è un Wagyu. Qua, guarda. Allora, fa una brutta figura sto Wagyu qua vicino, no? Wagyu Australia. Sempre grassa, portoghese. Questa molto marezzata, però questa c'ha una grande presenza di grasso giallo. Questo dipende dall'alimentazione, da tante cose. Allora, ve lo dico ragazzi, come si ottiene un grasso del genere? Un grasso del genere si ottiene da una combo unica: alimentazione dell'animale e ovviamente DNA, perché lì pure madre natura, certo. No? Se tu prendi una chianina, la piazzi dove pascola questa e gli dai la stessa alimentazione, poi la chianina ti darà sempre non il grasso arriva, bianco, perché il DNA si ferma. Quindi la combinazione tra il DNA dell'animale e gli allevatori che sono stati bravi a dargli la giusta dieta fa arrivare, diciamo, la bistecca con questo colore, che tra l'altro sta sudando, questo no, non suda, pazzesca. È fantastico. Quando tagliamo il bisteccone sarà metà grasso e metà ciccia. Ma forse più grasso che ciccia. Più grasso che ciccia. Perché se tu vedi questo osso, andiamo a mangiare quasi tutto grasso. Ma regà, per mangiare sta carne ci vuole arterie vuote, ok? Muscoli. E soprattutto pianificare che ve la potete mangiare una volta al mese. E costo di questa cosa meravigliosa, siamo tra i 120 e i 140 euro al chilo. Ora da Leonardo, che è il grigliatore di Beef Bazaar, ci facciamo dire bene il prezzo. A sto punto giriamola pure da qua, va? Tiè, guarda che meraviglia, guarda. Buoh. Sai che sembra? No ragazzi, guardate, sembra la pancia di Homer Simpson. Guarda, sì. buon. Sembra la pancia di Homer sì, Simpson. Sì, però questa la birra non la beve. No. Volevo chiedervi ragazzi, che ne pensate di tutta questa bistecca, quanti di voi la ordinerebbero, quanti di voi invece scartano il grasso? Fatemelo sapere, perché io combatto una guerra, Paola, sì. Da anni non è grasso, è sapore. Allora, è la carne, la bistecca, prendete il petto di pollo, che sapore ha il petto di pollo? Che sapore ha? La petto di pollo, flatto. È sempre lo stesso, qualsiasi pollo ti mangi, qualsiasi petto di pollo, quello è. Ok, per dargli lo sprint ci devi mettere il sale, il pepe, l'olio, le marinate. Certo. Nella carne, ragazzi, nel manzo quello che dà il sapore è il grasso, perché è qua che si concentra tutto quello che l'animale mangia. Non lo scartate, scartarlo è un peccato mortale. Guardate che coste pazzesche, guardate lo spazio che c'è. Fa un po' una disquisizione tecnica tra una costa e l'altra. Vabbè, secondo qua, te quanto viene una bistecca? Qua una bistecca, cioè, ma proprio se ce la fa sottile siamo sui 2 kg, eh. Secondo me adesso quando ce la va a tagliare, se ce la taglia con la mannaia, qua arriviamo a 2,5 kg tranquillamente. Guarda, Leonardo sta là, porta gli ate, va. Olè.
vai. Sì, che meraviglia, guarda qua. Allora, famo così, va, comincia a tagliarcene un confettino di grasso, va. Ti volevo questo qua interno, guarda un po', che dici? Madonna, sembra pata negra. Vero? Sì, sì, va. Secondo me tu una roba del genere l'hai mangiata in vita mai? Tua. Vado? Dai, Madonna. Porca miseria. Buonissimo, immagina di cotto questo che. Tre aggettivi, questo grasso? Intenso, profumato e sa di brace. Sa di brace. Sa di brace, l'idealità è di brace, esatto. Una bistecca cotta sulla brace. Allora, assaggiamo questo confettino cotto senza sale, poi ci mettiamo pure il sale, ok? Pugnetta di carne. Un'altra cosa. Un po' di sale. Perché il sale, vorrei dire che sulla carne, il sale è una spezia. Esatto i sapori. Quindi un po' di sale, mettiamocelo sempre. C'è un po' la moda di assaggiare la carne in completa purezza. Un pizzico di sale, non troppo. Negativa. Vai, assaggiamo col sale. Confettino di grasso. Un'altra cosa. Assaggiamo. Con sale. Sale Maldon, vero? No. Maldon, i cristalli del Maldon. Ci volevo. Lo completa. Incompleta come sapore, non c'è un cazzo da fare. Scusate il termine. Ragazzi, ma questa è una roba da fuorilegge, è una roba da sturbo. Ora è meraviglia, guarda, 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 guarda. Dio mio, vai, vai, taglia. Leo, so, 2,6 kg? 2,6 kg, sì. 2,6 kg praticamente, perché rapido calcolo, 3 piotte, 300 euro di bistecca. Ce l'hai te? Io lascio il conto a nome tuo. No, paghi tu, paghi tu. Ma chi te se copre? Ragazzi, più la teniamo in mano, più il grasso si scioglie. Guarda qui, guarda la consistenza. Ma facciamo cucinare, che dici? Prima vabbè, che aspetta, si me la volevo guardare. Guarda qua, guardate ragazzi, a dimostrazione che era una bestia di 8 anni, abbiamo detto. Sì. 8 anni, un toro di 8 anni, guardate il mio dito, 3, 2, 1, poc! È rimasta così intatta. Che vuol dire, pa? Vuol dire che la frullatura è pronta, la carne è pronta e matura per essere mangiata. Cioè la vitella non fa così, la vitella no, fa tipo poi rimbalza, no? Tipo esatto, invece Madonna, guarda qua, ci ho messo il dito e è rimasta. No, ragazzi, cioè, guarda qua, guarda che cosa meravigliosa. Il problema sai qual è? Che secondo me questa non è una bistecca per una coppia. Perché tolta Paola e altre 7-8 donne in giro per l'Italia, dipende chi è lei, capito? Cioè, Anna lei, oggettivamente parlando, tu hai grigliato per 10 anni, hai fatto 100 coperti a sera. Se io dico che questa bistecca è più maschile e un po' meno femminile, dico una stronzata e qualcuno si arrabbia o dico allora, una cosa ci sono donne che generalizzando? Tendenzialmente io che ho fatto questo lavoro per tanti anni, ho cucinato in sala, spesso le donne quando vedono queste quantità enormi di grasso, oddio, tendono a guardare la linea, quindi... Non è una bistecca per San Valentino, insomma. No, per San Valentino forse... Ma regà, è una bistecca per l'8 marzo, quando se ne vanno a fare a gita e noi se mangiamo questa. Allora, Leo, vabbè, ho smesso di chiacchierare, te l'ho praticamente distrutta, te l'ho disintegrata sta bistecca, mea culpa. Vabbè, a questo punto cuocicela. Come fai la cottura, dice un po'? La faccio sulla griglia e poi la finiamo al forno. Forno a carbone, se no ci fanno un culo così. Forno a carbone, vai! Dio, guarda che cos'è! Paola, lo sai quanti video ho fatto nel canale? Più di 200. Sì. Più di 200 video dedicati alla carne. Ti posso assicurare che io di fronte a certi spettacoli ancora mi emoziono. Mi cerco, ve lo ripeto, ristoratori, macellai di tutta Italia, se c'è una bistecca che canta così, chiamatemi. Michele, @bracimiancora.com, venga a assaggiarla. Allora, da che partiamo? Partiamo dal grasso, ragazzi. Io vado di grasso, ma guarda. Io pure, tiè, guarda qua. Tiè, allora. Ci metto pure un po' di sale. Ci metti il sale, guarda che meraviglia. Vabbè. Questa gli tocca fare antidoping a sta bistecca, raga, adesso grasso tocca fare antidoping. Io lo mangio tutto in un boccone solo. Ragazzi. Grazie. Siete pronti? Me lo mangio tutto in un boccone solo. Lo devo fare. Lo devo fare perché questa bestia va onorata, questa bestia che noi abbiamo sacrificato va onorata. Porca madosca, scorta! Ma allora, sta carne fa paura. È buona? Sì. Allora,
Eccola qua, pezzetto di carne, la magno. Madre Natura, sei una gran figa che tiri fuori ste robe. Complimenti a Madre Natura, complimenti all'animale, all'allevatore, al selezionatore e complimenti a Beef Bazaar che caccia un sacco di soldi per andare a cercare la meglio carne in giro per il mondo e offrirla ai suoi clienti. Ma hai sentito quanto è succosa la carne? Mo' al di là del grasso che stiamo assaggiando il grasso, cioè sta carne è proprio succosa. Guarda. Vediamo se nel frattempo mentre chiacchieravamo si è freddato. È freddato? È la tua ora, amico. Michele, fai schifo, ma che cacchio hai combinato con sto grasso? Poi ti insegno una cosa, guarda come devi fare, no? Oddio, c'ho il voltastomaco. È una cosa molto più semplice, allora guarda, ti prendi la carne, no? Sì. Allora ti stacchi il pezzetto di grasso, così. Sì. Ok? Poi prendi un pezzetto di carne, così. Sì. Ce lo metti sopra, così, e mangi. Prova un po'. Allora, madonna, ma scotta sempre sto grasso. Madonna mia. La combo? E la combo funziona, no? La combo è ben riuscita, sì. Tende a farti mangiare sempre di più perché è saporita. No, ma la carne è strepitosa. Non stufa, non è di quelle carni stucchevoli. È una roba, guarda, è pazzesca. Perché il grasso esterno, internamente non ha marezzatura, quindi. No, ecco, una cosa da dire, tutto grasso esterno, rispetto al bagno di prima, non c'ha infiltrazioni, marezzature. Questa ha una corteccia di grasso esterno pazzesca, ma all'interno la carne è buona. E devo dirvi, sta bistecca è tanta roba. Una cosa, non è che vi spazzarcela sempre, queste sono chicchette che questi selezionatori, questi diciamo ricercatori di carne, quando trovano propongono ai migliori ristoranti. Però voi chiamatelo sempre, vi spazzare e dite ragazzi che chicchette avete, perché questa ragazzi, è una roba strepitosa. Quindi per me questa è una bistecca da mortacci quanto è buona, proprio inside. Questa che avanza ovviamente mo se la spartisce la brigata. Sì, Beati, io rubo l'ultimo pezzetto. Paola, che ne pensi di sta carne? Ti è piaciuta? Paura. Serie A, buonissima. Per me pure Champions League. Okay. Ma io dico sempre serie, tu dici serie, ok, sì, va bene. Senti, amici, mi piace ancora, io tutto quello che volevo dirvi ve l'ho detto, la carne ve l'ho presentata, grazie a Leonardo che ci ha affiancato in questo video. Torni a fare video con me? Vediamo. Ok, mi piace Paola perché se la tira, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Ciao!